Lo vedete che la verità viene sempre a galla. Allora, è tipo la quarantesima volta, cinquantesima volta che io parlo di Dani Alves sul mio canale, ma io devo parlare di Dani Alves sul mio canale perché ogni giorno escono delle notizie nuove che io devo farvi sapere e poi mi devo sfogare. Quindi, giustamente, voi siete la mia valvola di sfogo e io parlo con voi. Allora, è successo che lui ha rilasciato un'intervista al quotidiano, non mi ricordo a che quotidiano francese, parlando della sua avventura al Paris Saint-Germain. Ha detto praticamente che nel Paris Saint-Germain c'è più ambizione che alla Juventus e c'è più organizzazione e che era una cosa, cioè era successa una cosa molto grave praticamente a Torino perché nello spogliatoio Allegri vietava di mettere la musica. Povera stella Dani Alves che guadagnava circa 4-5 milioni di euro a stagione per correre sulla fascia e fare la metà delle partite e poverino non riusciva a mettere la musica. Ma come si fa? Cioè come si fa veramente a maltrattare in questo modo un povero calciatore brasiliano che viene da Barcellona praticamente a fare i festini con Messi e Neymar, credeva di venire qui a fare i festini nello spogliatoio con Dybala e Higuain. Non ha capito secondo me cosa significa stare in una squadra di professionisti, così come non ha capito che il calcio per un calciatore non è un gioco come dice lui, ma è un lavoro e al lavoro è pretesa serietà, è pretesa professionalità ed è pretesa comunque concentrazione. Quindi non è che tu ti puoi mettere nel tuo spogliatoio a rompere i maroni mentre balli la samba. Quindi spero veramente, caro Dani Alves, che al Paris Saint-Germain tu possa trovare l'orgoglio e l'ambizione che cerchi, anche se il Paris Saint-Germain ha speso 600 milioni di euro negli ultimi anni, non è arrivato in semifinale di Champions League, manco in semifinale nemmeno a pagarlo e ha perso anche la supremazia del campionato perché il Monaco attualmente è più forte con i suoi talenti e quest'anno ha vinto solo la Coppa di Francia. Quindi spero che tu possa ballare molto, ballerai molto, ci avrai 7 milioni di euro a stagione, però certamente la Champions, se prima sei arrivato in finale con la Juve e non l'hai vinta, mo la vedi proprio col binocolo. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao!